Eva. Eccomi, ciao. Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, tra i link qui sotto, e qui vi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo e visto la copertina, oggi cercheremo di riportare ordine nella mia vita, che è stata stravolta da questo 50% in DAD, 50% a scuola, in genere tutto un casino. Guardando lì perché c'è la mia scrivania e fa davvero... perdere. Per aiutarmi ho fatto una lista delle cose che devo fare, eccola qui, quindi se vi può essere d'aiuto o se siete interessati, eccola. E niente, direi di iniziare. Comunque mi sono dimenticata di dirvi che questo video sarà diviso, diciamo, in tre sezioni. Pulire, che sia oggetti come ad esempio i pennelli o i trucchi, che sia spazio fisico come la mia scrivania, o anche digitale come il desktop del mio computer, i miei seguiti di Instagram, le foto eccetera eccetera. Poi troviamo self care, ovvero la parte in cui mi prendo cura di me stessa, quindi faccio maschere, mi rilasso, guardo Netflix eccetera eccetera. E l'ultima parte è fallo e basta, diciamo, ovvero fare tutte quelle cose che evito di fare perché magari troppo impegnative, oppure ci vuole troppo tempo, oppure perché mi dimentico e basta. E niente, buona visione. Ok, per prima cosa puliremo i pennelli, però mi trovate in cucina perché la soluzione, diciamo, che utilizzo per pulirli e disinfettarli la faccio con cose che si possono avere a casa o che si possono trovare facilmente al supermercato. E niente, utilizzo dell'acqua calda quanto basta, un cucchiaio di aceto e un cucchiaio di sapone per piatti oppure sapo per bambini. Poi mettete i vostri pennelli, diciamo, a faccia in giù, si può dire così. Come sempre mi sono dimenticata di fare il prima e il dopo dei pennelli, ma vi farò vedere come usciranno belli puliti. Sono passate tipo 6 ore, una cosa del genere, e questo è il risultato. Adesso andrò a pulire quelli e anche le spugnette. Stanno passando, ci vivo. Vedete quando vi dico che funziona? Non mi fai la marrone. Questo è il risultato. Ciao. Passiamo alle spugnette che di solito bagno e poi pulisco sulla saponetta. Quando avete finito di lavarli e tutto, li mettete come li ho messi io su un asciugamano e aspettate che si asciughino. Dovrebbe metterci massimo un giorno. Ok, questo è il resto dei trucchi che ho, passandoci una semplice salvietta, perché come potete vedere sono tutti sporchi. Lo specchio lo pulirò con il polivetro perché, cioè, guardate cosa ho combinato. Allora, come potete ben vedere, devo lavare anche questa borsa per i trucchi. Questo è il dentro, l'ho rigirata. E vabbè, non vi devo descrivere. Come potete ben vedere, la mia scrivania è un casino dopo un giorno di DAD e quindi deve per forza essere pulita.
devi davvero salutare. Guarda che sto davvero registrando, oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e come sempre ci vediamo domenica prossima a mezzogiorno con un nuovo video.